Lavero poi e ma dice un amore de mon pareja je vois la vie je me la dis un jour pour la vie l'interprete. Non tagliate davanti mentre facciamo le riprese. Ok. Ah, ma io voglio sola con la nonna. Adamo, Adamo la bocca chiusa, tira la pancia, ecco un altro, ho detto una sola che la... La concetta, guarda di qua un po', Maria. La rivogliamo ancora un altro anno. Buonasera a tutti, oggi 8 luglio 2015 a San Giacomo festeggiamo il compleanno di Concetta Pavone che compie oggi 105 anni. Come vedete ci sono già tante persone, tante telecamere e vediamo un po' cosa ci dirà nonna Concetta. Siamo col figlio di nonna Concetta, allora è contento di questa giornata? Ma non può essere una giornata migliore di questa, no? Io ho l'onore, no? Che presto ho 80 anni e ho ancora il piacere di chiamare mamma. Questa è una soddisfazione immensa nella vita. Finché ce l'abbiamo, ce la godiamo. Adesso naturalmente quest'ultimo anno... E insomma è calato un po' che mentalmente così, si dimentica qualche cosa così, però noi ce la godiamo finché possiamo, perché ella ha tanto lavorato nella sua vita e ha fatto tanto del bene che solamente io figlio so quanti sacrifici ha fatto per noi, e se ha potuto fare del bene non si è tirato mai indietro, e se specialmente anche aiutare la gente, per esempio ella vedeva lavorare qualcuno che lavorava così, si offriva, aspetta vengo io a aiutarti, insomma una cosa così, e ancora oggi c'è quella mentalità anche di dare, la cultura del dare, questa è una cultura che ce l'abbiamo noi, esattamente, però noi meridionali e di una certa età, una certa generazione, non viene a mancare. Quindi il giusto, la giusta festa per una persona generosa. Ma guardi, io quello che posso dire io, forse potrei dire anche qualcosa di più, ma non è così. Chi ha conosciuto mia mamma, ancora oggi, perché noi siamo vissuti a Guglionesi, perché mia mamma si è sposata con uno dei Guglionesi, no? E ancora oggi vado a Guglionesi, chi se la ricorda? Io l'anno scorso ho incontrato un mio amico coetaneo che abitavamo vicino di casa, no? E mi ha tanto raccomandato, ci Adamo, salute ma tanto tua mamma. E mentre pronunciava queste parole piangeva per la gioia, perché la mamma sua era tanta amica che mia mamma, perché abitavamo vicino. Cioè. Quindi cosa vuoi che io possa dire? Noi viviamo a Trieste e siamo lontani da qua, però... finché possiamo tornare ci torniamo, perché abbiamo anche il nostro quartierino su ed ella,
ereditate dai, nostri, dai suoi genitori. Grazie signor Adamo, buon proseguimento. Grazie a voi, grazie. Grazie. La registrazione Marina, si muove, se non è un casino. Quando mentre finiamo e soffia, fate un bel applauso, tanti auguri da qua, perché tanto dentro si è fatto come si esce. Perfetto. Bene, bene. Scusate un attimo, chiamiamo a mia moglie. Bene, bene. Venere! Eccolo qua! Eccoci qua! Venere! Venere! Si prende dell'anno scorso! Ma facciamo tutta una bella cosa, eh! Ciao Fabrizio! Ciao, siamo una foto, un attimo solo! Poi c'era la mamma. Adamo, non ti muovo quando si fa le foto! Bellissimo. Perché venga tutto brutto! Tutti i san giacomesi augurano a nonna Concetta i migliori auguri per il suo 105° compleanno e speriamo di rivederci ancora tutti insieme il prossimo anno per festeggiare i 106 anni. Tanti auguri nonna Concetta, spegni la candela. Auguri, auguri! Spegni! E arrivano gli applausi di tutto San Giacomo. Grazie. Ok, buonasera, Concetta, noi abbiamo fatto un biglietto molto semplice. Chiedo scusa, ma dico un attimo. Allora, nonna Concetta, noi abbiamo scritto solo: devi stare ancora molti anni con noi. Auguroni, l'amministrazione comunale di San Giacomo. Un bel applauso. Grazie a voi, speriamo che veramente nonna Concetta ci fa compagnia. Che è un momento. Dai, scatta tranquillo. Che giornata calda. Questa che chiamiamo Matteo. Date un bacio, dai, date un bacio tutti e due, dai. Aspetta, restate. Dopo un po' fate fin d'uno. Giratevi di qua. Oh, una bella foto. E poi ti dà la benedizione pure per i prossimi 100 anni. Matteo! Aspetta, restate là. Un attimo solo. Vieni Matteo, un attimo solo. Ok. Scusa un po'. Così, abbracciala così. Aspetta, stiamo facendo le foto. Siamo qui con Concetta, nonna Concetta. Allora, come si sente oggi? Tutto a posto? Mi sento bene, sono contenta fin da due quest'anno, sì, e quando può pratica la ringrazio a tutti. Infatti ci sono tante persone a festeggiare. A tutte. A festeggiare. A tutti, perché fa sempre del bene, ne fa suonare del male, e io sono mangiare che ce ne sento mangiare.
mio marito stava sopra. E se fate, che già fate qualcosa, io me ne ho la porta a mangiare, mi sembra tanto a mangiare il signore, mi ha criticato invece le bugie. E infatti, proprio per questo è il ringraziamento per tutto il bene che lei ha fatto in questi anni. Sì, grazie. Allora le do un bacio, tanti auguri ancora. Grazie. Buon proseguimento. Sì, grazie. Siamo con la figlia della signora Concetta. Allora, è contenta di come sta andando la festa? Sì, benissimo. Da quando ha fatto 100 anni mia mamma, che le festeggiamo tutti gli anni. Ecco, sono contenta. Vuole raccontarci un episodio per conoscere meglio? Sì. Un episodio, sai, mia mamma ha vissuto prima in paese e dopo io l'ho portata a Trieste. Noi abitiamo a Trieste e sta con me. Ecco, e viviamo insieme, io e lei insieme. Bene, benissimo. Allora, buon proseguimento. Grazie, grazie. Ecco. Arrivederci. Arrivederci, ecco. Sono nuvola, sono vento e nostalgia, sono dove va. E siamo con Rino Bucci, il sindaco di San Giacomo. Allora, vuole dire qualche parola su oggi? Ma oggi è una festa per tutto San Giacomo, perché nonna Concetta compie 105 anni e siamo abituati all'8 di luglio a festeggiarla. Credo che sia un momento gioioso non solo per i parenti e gli amici, ma per tutta la collettività sangiacomese. Va bene, e niente, speriamo di arrivarci tutti quanti alla sera. Ma questo deve essere un augurio veramente per una vita lunga a nonna Concetta, e poi un augurio che faccio a tutti i cittadini sangiacomesi che possono arrivare all'età di nonna Concetta e superarla pure. Incrociamo le dita. Grazie Rino. A voi. Aiutare sempre gli altri. Ricordi tante cose della vita, anche la guerra. Ciao, come ti chiami? Timida. È timida? Non lo vuoi dire? Rosina? Scusami. Ciao. Lui ha insieme alla tua signora. Lui ha ripreso sempre gli anni. Sì, infatti. Non c'era. Meno male che mi hai visto. Ciao Giacomo. Aspetto i tuoi filmati storici. Originali. Dopo l'estate, con calma. Non ti credo, non ti preoccupare. Grazie, grazie. Sì, sapevo di contarci. Dolcetti e biscotti. Poi c'è Rino che fa il cameriere qui. Ciao. Ciao. Rino? Lo prendo io. No, io. Dai, che festa, è festa, non lo vuoi. Sì, lo vuoi. Ciao. Stai con la mamma? Gli auguri alla mattina. Dai, fai gli auguri. Fai gli auguri.
Insomma, facendo finta. Devi farmi che serve. Divento anche Angela alle prese con i dolci. Questa è la tipica E ora siamo con Don Alessandro, che è qui con noi a festeggiare il compleanno di nonna Concetta. Allora, vuoi dire qualche parola? Sì, sì, mi ha fatto piacere perché ho incontrato nonna Concetta anche quando è tornata, no? Quindi da un po' di qualche settimana fa, e quindi lei stessa con la figlia mi ha invitata, insomma, poi allegra, vispa, parla sempre del Signore, quindi diciamo è bello vedere queste, sì, è di compagnia, quindi è bello vedere queste testimonianze perché ti riempiono il cuore, no? Ti fa pensare come 105 anni fa, sono tanti, no? Eppure questi nonni, no? Sono veramente anche molto moderni, cioè ci parlano di tradizione, ma ben integrata nella vita di ogni giorno, quindi sanno parlare con i loro quasi coetanei, sanno parlare con noi, e mette allegria questo. Poi è bello che c'è tanta gente qui a far festa con lei, e questo è bello perché crea ancora di più comunità, diciamo, no, nel nostro paese, ed è positivo questo. Grazie Don Alessandro, buon proseguimento. E siamo con Michelina. Allora, ci vuoi raccontare qualche episodio di nonna Concetta? Perché 25-30 anni fa facevamo la festa padronale. Allora lei ci ha visto tutti accaldati un giorno, ci ha aperto la porta, ci ha spalancato, ha detto: entrate, entrate signore, come siete sudate, tutte stanche, venite che vi faccio rinfrescare. Così ci ha offerto un bel bicchiere di acqua fresca e poi delle bibite, biscottini, ed è stata carinissima perché ci ha abbracciati così tutti quanti, e noi veramente siamo rimasti colpiti da questa sua generosità, sì, veramente colpiti. E così ogni anno andavamo proprio per rinfrescarci, perché lei ci apriva così bene la porta, una tradizione, e così l'abbiamo voluto un mondo bene. Poi è tornata la figlia e insieme a lei gliel'ha raccontato, la mamma, di tutto quanto, e così siamo diventate amiche, ma amiche, quelle strette, quelle vere, sorelle, sì, ci ha sempre aiutato pure lei, e noi sempre stiamo qua. Grazie Michelina. Un mondo di bene. Grazie Michelina, buon proseguimento. Non li coprire però, non li coprire la faccia. Ecco, la terra mano. Chi è quello? Poi vi spiega per questo. Quindi è la mano di una persona è la mano di una persona che ha tanto lavorato nella vita. Aspetta, mamma. E cerca il sostegno fisico e morale da parte di noi tutti, perché noi tutti dobbiamo aiutare le persone anziane, e quindi la mano che si aggrappa a qualcosa. Allora un bel applauso a Giacomo, perché ogni anno ha un pensiero per nonna Concetta. Bravo Giacomo. E allora, a tal proposito, ho scritto due righe, le due mani. Solo un attimo. Allora, le tue mani. Mani. Per cortesia, un attimo di silenzio. Vincenzo, cortesemente. Allora, ho voluto dedicare questi pochi versi alla nonna Concetta, come ogni anno d'altronde è d'obbligo. Allora, le tue mani, in tema con il quadro, diciamo così, mani d'autore, non perché abbiano scritto poesie, dipinto quadri, ma perché in un secolo di storia hanno elaborato il quadro della vita in una espressione semplicemente umana. Mani che vorrebbero abbracciare il mondo in un'enfasi di pace e amicizia. Mani che hanno sempre elargito, senza pretesa alcuna, se non quella di un sorriso, un abbraccio. Mani del cuore, colme di amore. Bravo, 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 bravo Giacomo, grazie.
Ecco. Tanti auguri. E ancora, ancora lunghi. Siamo qui col nipote della signora Concetta. Vuole raccontarci un ricordo? Un ricordo? Un ricordo, mio zio fino a 90 anni saliva sulle scale per raccogliere le olive. Poi teneva un problema di cataratta. Allora lei pensava di risolverlo spremendo il limone sugli occhi. Ha avuto questa abilità, non ha avuto l'intervento e fino a 90 anni faceva l'uncinetto. Può bastare, no? Sì, direi che è il riassunto di tante cose, diciamo. Grazie. E siamo con la moglie di un nipote di nonna Concetta che viene dall'America. Allora, vuole dirci un ricordo della signora Concetta? La nonna Concetta è una bravissima donna, ha insegnato tante cose. La febbre d'ogni estate che veniva a passare in Italia, perché sono più o meno 35 anni che ogni anno vengo a fare le vacanze in Italia, lei mi faceva fare pomodori, pure Mariella ci ha aiutato, è vero Mariella? Quando ne abbiamo pulite di pomodoro? La nonna Concetta era proprio severa, è la prima, si alzava presto la mattina e ci comandava tutti. E questo è un bel ricordo. Grazie, grazie. Buon proseguimento. Una farmacia a San Salvo Marino. Dove vai? A San Salvo Marino. No, San Salvo Marino. La farmacia. Quindi... Mamma, non c'è qua. Adesso no, ma sto proprio morire. Allora, ma capire Federico non trova nessuno. No, mi trova. Metà pomeriggio. Siamo con una delle migliori amiche di nonna Concetta. Cosa? A fare la festa a nonna Concetta. Speriamo che l'anno prossimo ci sta ancora a 106. Ci vuole dire qualche aneddoto di nonna Concetta, qualche racconto? Non è che lo conosco tanto, insomma, conosco appena arrivata a San Giacomo, lo conosco da 10 anni, insomma. Però proprio quando è nata no, non lo conosco da allora. Ma come vi siete conosciute? Tramite un matrimonio ha conosciuto, lei che ha sposato il nipote, ci ha invitato e l'ho conosciuta. E siete diventate? Siamo state sempre vicine, non ci ha lasciato mai già Concetta. Bene. Vuole aggiungere qualcos'altro? Non lo so, non mi viene a mente niente per il momento. Va bene. Non sono lei vuole aggiungere qualcosa? Sono un amico di famiglia della signora Concetta e cosa posso aggiungere? Una serata come questa è difficile, no? Dire qualcosa perché ci si lascia prendere un po' dall'emozione, no? di vedere una donna che ha raggiunto 105 anni di eventi naturali. È una cosa che sono traguardi che non sono facili da raggiungere. Io adesso facevo le mie riflessioni su questa signora Concetta. È nata nel 1910, no? E quindi ha vissuto, anche se non se lo ricorda, però dentro di lei ce l'ha l'emozione della prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, ha vissuto la rivoluzione culturale, ha vissuto la crisi, ha vissuto tanti di quegli eventi storici, magari anche attraverso i suoi genitori ha sentito parlare di Garibaldi, dell'Unità d'Italia, no? Sono eventi che fanno riflettere e che giustamente la storia degli uomini, ecco, la storia è dentro in ognuno di noi c'è la storia, no? Non è tanto quella che ci racconta la televisione, i giornali, ma la storia è dentro di noi, è dentro nella signora Concetta, ecco. Grazie. Grazie a lei. Vuole aggiungere qualcos'altro anche lei su Concetta? No, un giovanotto come lei. A 90 anni.
Lei da quanto tempo conosce Concetta? Da quando sono nato, abitavamo a 50 metri distanti l'uno dall'altro. Quando io ero piccolo lei era già grande, insomma. Quindi se la ricorda da sempre? Ci vuole raccontare qualche episodio di quando eravate piccoli? No, che me la ricordi più, ormai. Però è rimasto dentro, Che vogliamo raccontare, ormai sono cose passate, acqua passata non macina più. Però sono anche cose belle da ricordare e da raccontare soprattutto a noi giovani. No, l'unica cosa che ci sta che io dico a qualcuno è quanto è brutta la vecchiaia. Ma tu ci sei arrivato, noi chissà. È vero, grazie. Dora sei arrivata finalmente, un po' in ritardo, ma sei arrivata. E io per vedere te, per salutare te veramente. Grazie. Ma... ho visto Nicola, dico beh. Sono sicuro che riprenderà. Ma perché e dille una volta sola, si pure tu stai tremando, dille che mi va bene con me. Una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non lo sai, una cosa che non hai avuto mai, non vena così, ma così grande. Senti grande, così diverso. Ma così grande. Bravo, bravo. Grazie. E adesso chiediamo qualcosa a chi sta lietando questa serata. Allora, lei conosce da tanto Nonna Concetta? No, esattamente da 4 anni. È da 4 anni che sono felice che tutte le volte ci incontriamo qui per il suo festeggiamento. L'anno scorso, pensa che mi ha detto, ci vediamo l'anno prossimo, quindi ci siamo visti e io le ho detto stasera, ci rivediamo l'anno prossimo, al 106 anni. Che Dio mi ascolti. Speriamo, speriamo. E cosa pensa di questa serata? È una serata bellissima, che c'è tanta gente, c'è mia moglie, ci siete voi, tutti i paesani e tutti gli amici di Nonna Concetta. Sono contento. Grazie mille. Buon proseguimento.
Prima di tagliarla, questa è la torta. Guardate che bella questa torta. A un pochino la concetta. Che bella questa torta. Siamo qui con Fabrizio Occhionero di Telemolise, benvenuto a San Giacomo. Allora, che impressioni hai avuto stasera? Beh, una bellissima festa, un clima di festa e condivisione proprio per tutto quello che è stato fatto per la signora Concetta. Davvero una donna, direi una donna modello, un insegnamento per tutti. Come ti è sembrata nonna Concetta? Innanzitutto lucidissima, poi nell'intervista ha detto due cose molto importanti. Per arrivare a 105 anni bisogna da un lato lavorare e dall'altro bisogna fare del bene, tanto bene, e tutti l'hanno detto, l'hanno ribadito, lei ha fatto veramente tanto del bene e continua a farlo a tutti. È vero, questa è una cosa comune, questa della generosità e della bontà di nonna Concetta. Spero che sia stato bene stasera qui e quando vuoi puoi tornare. Certo, non mancheremo. Buona serata a tutti. Grazie. Con la padrona di casa, due parole su questa festa. No. Allora, grazie per l'accoglienza, facciamo così. Stanno mangiando tutti. Auguri a nonna Concetta, tanti auguri a te. Siamo qui di nuovo con nonna Concetta per salutarci e nonna Concetta, vuoi aggiungere qualcos'altro, ringraziare qualcuno per questa sera? Ringrazio a tutti che qui ci sono venuto. Sono contento che stanno tutti riuniti. E allora l'appuntamento è per l'anno prossimo? L'appuntamento per l'anno prossimo. Speriamo che stia tutto bene. Grazie di tutto, nonna Concetta. Grazie. Arrivederci a tutti. Ci vediamo una volta all'anno, è sempre piacevole. Certo. Sia in queste occasioni che in altre occasioni, quando facciamo qualche cenetta tra amici, allora è ancora più bello, più ristretto, più raccolto. Quindi ci troviamo bene, in sintonia. La miglior cosa della vita, incontrare tra amici, sì, certo, farsi certo. Un buon bicchiere di vino, santo. Che dorma in strada,
Questo Trieste è una città meravigliosa per allegria. Bello. Una volta era di più, adesso è di meno perché con le nuove generazioni, però era uno spettacolo. Giacomo, quante volte all'anno vi vedete? Quante volte all'anno vi vedete? Una volta, al massimo due. Massimo due. Tre volte. Due. Diciamo due, tre se siamo fortunati. Perché scende l'amico. Perché io sono di più. Però dopo io vado un mese a Caldeccia. E mia moglie è accesa di Reggio. Nel Salento. Nel Salento. Un paese si chiama Soleto. E poi io sono innamorato del Salento. E io sono acceso. Io ho fatto il militare a Lecce. Stavo a Lecce a fare i militari io. Faccio io sono ufficiale. Ma in Cina serva Pico. Questa è la Trizio, la Cugo, erano tre caserme. Mi ha cercato a torto, sai? Eccoci la signora. Lecce era bellissima, era chiamata la Trizio. Sì, sì, sì. Siamo uno da pre, tu sei uno da pre.